Nel 2006, Romana Matei ha immaginato in un prato alla periferia di Poprad, in Slovacchia, ai piedi degli Alti Tatra, un nuovo polo produttivo per sviluppare la dimensione internazionale di Immergas. Intuizione vincente. Oggi Immergas Europe, nella visione strategica del gruppo Immerfin per i prossimi anni, gioca un ruolo importante. A Poprad il general manager di Immergas Europe, Pasquale Berardinetti, insieme al direttore marketing e comunicazione di Immergas, Ettore Bergamaschi, ha incontrato l'ambasciatrice d'Italia a Bratislava, Katerin Flumiani, per annunciare la nuova linea di sviluppo che sarà ancora più orientata all'innovazione e alla sostenibilità delle caldaie a condensazione dei sistemi per il clima domestico che dal 2008 escono dalle linee produttive dello stabilimento Immergas Europe. Questo stabilimento praticamente io l'ho visto nascere fin dall'inizio, dai primi sopralluoghi, e vedere oggi questa dimensione è davvero importante. Negli anni è stato uno stabilimento che ha riconosciuto momenti importanti, istituzionali, con l'ambasciatore d'Italia Martini, che venne nel 2012, poi nel 2016 il presidente della Repubblica Slovacca Kiska, e oggi abbiamo l'ambasciatrice d'Italia. Io penso che investire in Slovacchia sia stata una scelta strategica per moltissime delle nostre aziende e una scelta anche di grande successo, come vediamo dai risultati. In occasione dei festeggiamenti per il 25esimo anniversario della fondazione della Camera di Commercio Italo-Slovacca, Immergas Europe è stata premiata come migliore azienda italiana in Slovacchia per il 2022. Ha ritirato il Kamit Award il presidente Alfredo Amadei. Questa la motivazione per l'approccio e l'impegno del management rivolta all'innovazione e alla responsabilità sociale, visti come vantaggi competitivi, obiettivi perseguiti con professionalità, determinazione e particolare attenzione al territorio. Questi ultimi 14 anni Immergas Europe ha triplicato il numero dei dipendenti, siamo passati da 45 addetti a oltre 130. Ed è oltre che decuplicato il fatturato, arrivando quest'anno a 70 milioni di euro. L'esperienza maturata in questi anni ci consente di affrontare sfide nuove per la produzione di sistemi di climatizzazione anche più avanzati. La prima caldaia Immergas è uscita dallo stabilimento in Slovacchia nel maggio del 2008 e da allora il trend è in costante crescita, 26.900 caldaie il primo anno, oltre 139.000 nel 2017 per arrivare a 180.000 quest'anno, con una potenzialità ulteriore di espansione grazie allo sviluppo da una a cinque linee produttive. Da quest'anno lo stabilimento Immergas Europe, che nelle fasi iniziali era focalizzato sul montaggio e collaudo di caldaie tradizionali monotermiche, bitermiche, poi sulle caldaie a condensazione, si è dotato di due linee per la produzione di tubi in rame e tubi in acciaio, componenti importanti per le produzioni. È il primo step di una verticalizzazione industriale che continuerà. Assolutamente sì, vista la buona esperienza che abbiamo avuto sullo stabilimento di Lentigione, dove abbiamo installato impianti fotovoltaici per 1 megawatt di picco. Anche qui a Poprad installeremo nei prossimi mesi un impianto importante di circa 660 kW di picco che potrà fornire energia a tutto il complesso industriale. Verticalizzazione che ha caratterizzato la crescita della casa madre Immergas in Italia e che ora sarà funzionale allo sviluppo ulteriore di Immergas Europe. C'è proprio la consapevolezza di quanto sia importante un dialogo stretto tra paesi che sono membri dell'Unione Europea e anche alleati. Quindi affrontare insieme le sfide, penso alla grande sfida dell'energia che vede l'Italia e la Slovacchia insieme, con un dialogo molto stretto tra le capitali e soprattutto a Bruxelles per cercare una soluzione in comune.